Bene. Allora, cari amici, riprendiamo il nostro discorso sulla perfezione della Bibbia e vediamo alcune altre curiosità, partendo dalla Genesi e poi vedendo altre strutture in altri libri. Ma è interessante notare in Genesi 1 il fatto che la parola Dio è Elohim, quando dice Dio creò, per esempio, la parola Dio è Elohim, che è plurale, e il verbo bara è singolare. Questo è un fatto interessante. La parola Dio è plurale, come se fosse come se fossero tre diverse entità, diciamo, noi sappiamo che sono tre, ma più di due, perché l'ebraico ha il singolare, il duale, che vale per due, e il plurale, che vale per più di due. La parola Elohim è in forma plurale, cioè più di due, ma il verbo riferito a Elohim è singolare, terza persona singolare, quindi un'unica entità, ma in più persone, è quello che poi noi crediamo, Padre, Figlio, Spirito Santo, ma con un verbo singolare, un'unica entità. È un fatto meraviglioso. Qualcuno dice, ma è un plurale maiestatis, errore stupido, perché plurale maiestatis, il Papa lo usa, per esempio, noi facciamo, non dice noi faccio, cioè, è plurale anche il verbo, no? Quindi, invece qui abbiamo un nome plurale con un verbo singolare, ed esprime proprio una pluralità di persone, diciamo, all'interno di una unica, e che formano una unica entità. E il verbo quindi è singolare. Fatto straordinario che attraverso le lingue originali noi riusciamo a capire. L'altro importante nome di Dio, oltre a Elohim, ce ne sono alcuni nomi di Dio nell'Antico Testamento, ovviamente, è Yahweh. E qui viene subito un discorso interessante, perché c'è una importante setta, diciamo, del momento, che dice che il nome di Dio sarebbe Geova. Non c'è niente di più sbagliato, perché Yahweh è, si scrive così, no? Yahweh, e senza le proprie vocali. Yahweh è l'effettivo nome di Dio. Ma da dove viene questo Geova? Siccome gli ebrei non volevano che si pronunciasse il nome di Dio, hanno escogitato un sistema. Quando loro arrivavano a leggere questo nome, invece di leggere Yahweh, che non si poteva pronunciare, leggevano Adonai, che vuol dire Signore. Gli ebrei lo sapevano, ma se un non ebreo fosse arrivato là, si sono domandati gli ebrei, se un non ebreo fosse arrivato a leggere sta cosa, avrebbe letto Yahweh, perché lui non lo sa che bisogna leggere Adonai, allora legge Yahweh. Allora, diciamo, escogitiamo un sistema per non fargli pronunciare il nome di Dio. Hanno messo le vocali di Adonai, che loro, la loro pronuncia effettiva, sulle consonanti di Yahweh. Loro il testo non lo potevano assolutamente toccare, guai, non potevano cambiare, togliere Yahweh. In certi documenti antichi hanno scritto in lingua fenicia antica, così nessuno poteva sapere, ma in generale hanno lasciato il testo così com'è e hanno messo le vocali di Adonai. Adonai aveva una vocale, una semivocale fatta così, che nel caso della Yod invece non è accettabile, e bisogna lasciare questo qui, per cui è venuto questo che si chiama Sheva. E poi E, O, A, le vocali di Adonai, E, O, A, Adonai, A, O, A, che poi questa A è diventata E, l'ho spiegato per un fenomeno fonetico. Allora, E, O, A, risultato Yehova, da cui viene Geova. Allora, che cos'è Geova? È il nome di Dio? È proprio il contrario. Cioè, è il nome che gli ebrei hanno inventato per non far pronunciare il nome di Dio. È interessante questo fatto. Allora, anche questo dimostra che la Bibbia è sempre chiara, perfetta e meravigliosa. Questo nome, Geova, non esiste. È proprio il contrario. Sarebbe come dire, prendiamo l'italiano eterno, Yahweh viene tradotto di solito con eterno, e Adonai con Signore. Prendiamo le consonanti di eterno, TRN, le vocali di Signore, I, O, E, come hanno fatto gli ebrei, e viene fuori Tirone. Tirone, che cosa vuol dire Tirone? Non vuol dire niente, non vuol dire né Signore né Eterno. Le consonanti di Eterno e le vocali di Signore, esattamente questo è il nome Geova. Le consonanti di Yahweh, le vocali di Adonai. Il nome Geova in sé è un non senso, non esiste. E invece questi dicono che è il nome di Dio, pensate un po', ma con gli originali si risolve tutto, si capisce tutto, perché la Bibbia negli originali è perfetta. Questa così, una parentesi per far capire quanto siano importanti le lingue originali. Ecco, perché io esorto tutti i credenti, i giovani,
in particolare a studiare le lingue originali, perché con l'ebraico, l'aramaico e il greco, la Bibbia nelle lingue originali, noi riusciamo, datemi una copia dell'Antico Testamento originale, grazie, ecco questo è una, scusa, questo è un Antico Testamento in lingua originale, la Bibbia ebraica, ecco tutta in ebraico, vedete, comincia a Genesi, Esodo, eccetera, l'ebraico, l'aramaico e il Nuovo Testamento in greco. È troppo importante anche per la nostra vita di evangelizzazione, la nostra opera di evangelizzazione, per la nostra crescita. Conoscere le lingue originali è veramente importante.